Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione di scienze dedicata a Rita Levi Montalcini, la signora della scienza. In pochi minuti non possiamo ripercorrere interamente la sua lunga vita dedicata alla scienza e alla ricerca, però possiamo affrontare i punti principali. Innanzitutto, Rita Levi Montalcini è stata una neurologa, ricercatrice, vincitrice del più grande premio a livello mondiale. Infatti, il 10 dicembre 1986 a Stoccolma, durante la cerimonia per la consegna dei premi Nobel, Rita Levi Montalcini lo ha ricevuto per la medicina ed è stata la prima donna italiana a ricevere questo premio. Insieme a lei, quel giorno riceve il premio anche Stanley Cohen, un suo compagno di studi. Però per il momento mettiamo da parte la cerimonia per la consegna del premio e andiamo a vedere qual è stato il percorso di studi e il percorso di vita di questa grande donna, grande scienziata. Quindi iniziamo dalla sua infanzia. Rita Levi Montalcini nasce a Torino il 22 aprile 1909. Il padre, Adamo Levi, era ingegnere e matematico. La madre, Adele Montalcini, era pittrice. Rita aveva una gemella, Paola, e altri due fratelli. La sua famiglia era ebrea sefardita, quindi della penisola iberica. I genitori erano molto colti, ma il padre era convinto che una carriera professionale avrebbe interferito negativamente con il suo ruolo di moglie e madre. Vi anticipo già che Rita non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Passiamo alla sua istruzione. Ha frequentato il liceo femminile, il cui obiettivo era quello di formare brave madri e brave mogli, quindi non dava accesso all'università. Nonostante l'opinione del padre, nel 1930 si iscrive alla facoltà di medicina. Probabilmente questa scelta è stata influenzata dalla morte della sua amata governante a causa di un cancro. Inizia quindi gli studi del sistema nervoso centrale, studi che la porteranno verso il premio Nobel. Il suo maestro è Giuseppe Levi, un medico istologo, e tra i suoi compagni di studi, anch'essi allievi del maestro Giuseppe Levi, troviamo Salvatore Luria e Renato Dulbecco, anch'essi destinati a una grande carriera, vincitori del premio Nobel. Nel 1936 si laurea in medicina e nel 1938 inizia a prestare servizio presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Però subito dopo viene sospesa a causa delle leggi razziali. Ottiene comunque a breve, negli anni successivi, la specializzazione. Si specializza in neurologia e psichiatria, quindi l'oggetto di studio di tutta la sua vita, di tutta la ricerca, è il sistema nervoso. È costretta a lasciare l'Italia e a emigrare in Belgio, sempre a causa delle leggi razziali e del complicato periodo storico in cui si trovava. Lì in Belgio si trovano già il suo maestro Giuseppe Levi e sua sorella Anna con la famiglia. In Belgio continua gli studi sul differenziamento del sistema nervoso. Nell'inverno del 1940 torna a Torino e allestisce un laboratorio nella sua abitazione, in particolare nella camera da letto. Il suo maestro diventa a questo punto il suo primo e unico assistente in questo laboratorio nascosto. I suoi esperimenti prendono ispirazione in particolare dall'articolo di Victor Hamburger che riguardava gli studi sugli embrioni dei pulcini, articolo scritto nel 1934. L'obiettivo del progetto, quindi di questa serie di esperimenti, è andare a comprendere il ruolo dei fattori genetici e dei fattori ambientali che
influiscono sulla differenziazione dei centri nervosi. Arrivano poi altre difficoltà. C'è il bombardamento di Torino e quindi Rita è costretta a spostarsi nuovamente, si rifugia nelle campagne vicino Asti. Ci saranno poi vari spostamenti, vari cambi di abitazione e vari cambi di cognome. Questo perché l'obiettivo era evitare la deportazione. Per quanto riguarda gli esperimenti, Rita ha svolto tutti i suoi esperimenti riguardanti questo argomento studiando il sistema nervoso degli embrioni di pollo, quindi dei pulcini nel momento in cui si trovano ancora nell'uovo. Come visto, riutilizzava gli aghi da cucito trasformati con la mola, quindi resi taglienti. L'obiettivo di questi esperimenti è comprendere come la periferia agisca sui centri che innervano la periferia. Parliamo quindi di sistema nervoso centrale e periferico, quindi periferia in questo senso. Pensate a questi aghi da cucito che ha utilizzato come bisturi, che in passato aveva utilizzato nel corso dei suoi studi al liceo femminile proprio per seguire un corso di cucito. Quindi con ago e uovo, tanto studio e tanta tenacia, ha raggiunto poi il premio più ambito. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1944, in particolare ad agosto, gli alleati costringono i tedeschi a lasciare Firenze e quindi Rita diventa medico in questo periodo presso il quartier generale anglo-americano. Pensate che da piccola come desiderio aveva quello di diventare un'infermiera al fronte. Questa esperienza in realtà fa capire a Rita che quello non è il lavoro adatto a lei, perché non riesce ad avere il distacco dal dolore dei pazienti. Questa è una citazione, con quindi le sue parole, che descrive la difficoltà di quel lavoro, quindi essere medico al fronte durante una guerra mondiale. Nel 1945, terminata la guerra, torna a Torino con la famiglia e riprende gli studi accademici. Nel 1946 si trasferisce a St. Louis negli Stati Uniti su invito del biologo Hamburger, il biologo che abbiamo nominato prima per quanto riguarda quell'articolo che ispirò gli esperimenti di Rita Levi-Montalcini. Quindi Hamburger la invita a St. Louis per proseguire gli studi e confrontare i risultati ottenuti negli esperimenti, perché avevano ottenuto risultati diversi. Quindi Rita continua i suoi studi sul sistema nervoso effettuando le ricerche sugli embrioni di pollo. L'idea era quella di rimanere negli Stati Uniti per circa 6-7 mesi, ma in realtà questa sua permanenza negli Stati Uniti è terminata nel 1977, quindi la durata è stata di circa 30 anni. Tra il 1950 e il 1951 intuisce l'esistenza di un agente promotore della crescita nervosa e nel dicembre 1951 presenta la sua tesi all'Accademia delle Scienze di New York. In questa tesi spiega la differenziazione, la sua ipotesi sulla differenziazione dei neuroni e sulla crescita delle fibre nervose. Parla quindi dell'esistenza di fattori capaci di controllare la differenziazione, quindi la specializzazione delle cellule nervose. Nel 1952 approfondisce la tesi e si parla quindi ufficialmente in questo anno della scoperta del fattore di crescita nervoso, il Nerve Growth Factor, NGF. Scoperta che ha portato questa grande scienziata al premio Nobel. Questa scoperta è fondamentale per lo studio del cancro e di malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, perché ancora oggi gli scienziati studiano questo argomento, quindi ancora oggi è una scoperta basilare, perché può aprire la strada alla cura per molte malattie neurologiche.
In un'intervista del maggio 2009, quindi quando aveva quasi 100 anni, Rita Levi Montalcini dichiara: prima ancora di scoprire l'NGF, ero sicura che dalla periferia qualcosa veniva trasferito e procurava l'aumento delle cellule che lo avrebbero innervato. Quindi vedete la sua sicurezza, la sua convinzione e la sua tenacia. Anni e anni di studio che l'hanno poi portata a questa scoperta fondamentale per la scienza. Il 13 ottobre 1986, vi faccio notare la differenza tra le date perché la scoperta è del 1952, quindi nel 1986, mentre legge un libro di Agatha Christie, riceve la notizia di aver vinto il premio Nobel. Quindi annota sulle pagine di questo libro proprio questo importante avvenimento. Due mesi dopo, il 10 dicembre 1986, avviene la premiazione, motivata con queste parole: per le sue scoperte e l'individuazione di fattori di crescita cellulari. Queste sono alcune foto di quel momento in cui vediamo Rita Levi Montalcini ricevere il premio dalle mani di Re Carlo Gustavo di Svezia. Per l'occasione indossava un abito realizzato dallo stilista Capucci, come vedete molto elegante, e quindi vediamo anche un altro aspetto di questa scienziata, la sua eleganza. Poco tempo dopo la vincita del premio Nobel viene intervistata da Maurizio Costanzo e nel corso di questa intervista rivela che ha avuto delle difficoltà ad affrontare i mesi immediatamente successivi a questo grande evento. Aveva ricevuto migliaia di lettere, migliaia di inviti e tutto questo le impediva di continuare con il suo lavoro e quindi i suoi ritmi quotidiani. Parla di senso di inadempienza perché non riusciva né a rispondere a tutti gli inviti e a tutte le lettere di congratulazioni, né a continuare il suo lavoro che aveva intrapreso anni prima. Per quanto riguarda il lavoro in Italia, nonostante 30 anni trascorsi negli Stati Uniti, ha mantenuto sempre vivi i rapporti sia con l'Italia che con il resto dell'Europa. Infatti, in questi anni ha ricoperto le maggiori cariche nelle accademie scientifiche europee. È impossibile elencare tutte le cariche ricoperte da questa grande scienziata e quindi qui ne cito solo alcune. È stata direttrice del Centro di Ricerche di Neurobiologia presso l'Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, e direttrice del Laboratorio di Biologia Cellulare del CNR. Ed è stata anche presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Per quanto riguarda i riconoscimenti, anche qui non potremmo elencarli tutti in un'unica video lezione, quindi nominiamo membro dell'Accademia dei Lincei e l'ultimo premio internazionale Bonifacio VIII, l'ultimo nella mia slide perché mi ricollego a questo premio citando proprio le parole dell'Accademia Bonificiana di Anagni del 30 gennaio 2004. Parlando di questa scienziata affermano: una vita la sua dedicata agli altri, allo studio di soluzioni che contribuiscono al bene di tutta l'umanità, ma soprattutto nel dedicarsi ogni giorno, senza sosta e riposo, a chi ha bisogno e a chi è meno fortunato, specialmente alle donne africane. Per quanto riguarda proprio le donne africane, ha portato avanti un progetto, il progetto Un convitto per le ragazze Tuareg, perché è stata molto attiva sia in campagne di interesse politico ma anche in campagne di interesse sociale, in particolare per quanto riguarda la condizione della donna nella scienza. Quindi nel 1992 istituisce la Fondazione Rita Levi Montalcini, dedicata alla formazione dei giovani e in particolare dedicata al conferimento di borse di studio universitarie per le studentesse africane. Sempre per quanto riguarda il ruolo della donna nella scienza,
Ha scritto vari libri, ovviamente di carattere scientifico, ma uno dei libri che riguarda proprio questo argomento si intitola Le tue antenate. Infatti, in questo testo fa riferimento alle donne che nel corso della storia hanno dovuto lottare per affermarsi nel campo scientifico e molte non hanno avuto la possibilità di farlo. Il 1 agosto 2001 viene nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana dal presidente Carlo Azeglio Ciampi per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. La sua vita è stata interamente dedicata alla ricerca, ha fondato anche l'Istituto EBRI, un istituto europeo per la ricerca sul cervello, quindi sul sistema nervoso centrale, e l'obiettivo era proprio questo, andare a capire, è tuttora questo l'obiettivo, andare a capire bene il funzionamento del cervello. Per quanto riguarda la vita privata e le curiosità, da alcune interviste si può ascoltare che la sua routine quotidiana iniziava alle 4 del mattino, quindi si svegliava molto presto, all'incirca alle 4 iniziava a studiare nel suo laboratorio in casa, dopodiché verso le 9 si recava nel suo laboratorio all'esterno. Aveva una passione per la lettura, lo abbiamo visto anche per quanto riguarda l'aneddoto sulla comunicazione del premio Nobel. E alla domanda quali sono i fattori che guidano la ricerca scientifica, la sua risposta è curiosità, istinto creativo, intuito e tenacia. Tutte caratteristiche che abbiamo ritrovato in questa grande scienziata. Questa è una foto che riguarda il suo 100° compleanno e a circa 90 anni inizia a perdere la vista a causa di una maculopatia degenerativa, ma continua a studiare fino agli ultimi suoi giorni. Questa è infatti un'affermazione che riguarda proprio questa sua difficoltà di salute fisica e dice: il corpo faccia quello che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente. Rita Levi Montalcini muore a Roma il 30 dicembre 2012 a 103 anni. Questa è la prima pagina del quotidiano La Stampa, in cui si dice che ha studiato fino all'ultimo. Infatti, nella sua camera c'erano ancora tutti gli appunti, i libri e tutto il materiale che stava studiando a 103 anni. Il capitale umano, cioè le capacità mentali, sono pari al sesso maschile e al sesso femminile.